Augusto Gara De Pre. Non so se si ricorda. Sì, come no? Ci siamo visti alla. La questione Cina. Sì, sì, sì. Sì, no, sì. Intanto faccio un saluto all'avvocato Condello che è intervenuto. Buongiorno. Però vorrei fare un'altra domanda che riguarda, diciamo, il mondo Islam. Quello che vediamo noi in piccolo è che da anni ci è stato detto anche recentemente. Ha una voce tonante, una voce forense. L'Islam sta inserendo in Europa, anche, sì, soprattutto in Italia, moltissime persone, e queste persone, oltre alla religione, stanno stranamente molto, diciamo, ben indirizzate avendo attività commerciali che sono frutto adesso di vere e proprie microaziende a migliaia. Questi soldi vengono poi dirottati nei paesi islamici di provenienza, aumentando velocemente, chiaramente, il potere di acquisto di questi stati. Allora, mia domanda è questa: che ruolo sta giocando l'Islam oggi, che ha un'idea, che la sappiamo, di conquistare l'Europa anche economicamente, oltre che a livello religioso? Ha degli alleati nella Cina, come noi sappiamo, e abbiamo dentro casa, mi riferisco proprio a Roma e all'Italia, moltissimi money transfer che stanno mandando fuori dall'Italia ingenti, enormi soldi. Che cosa fanno di questi soldi, professore? Perché ci viene detto, diciamo, tra le voci di popolo, come si dice, tutte le volte reinvestono questi soldi in in società che stanno crescendo a dismisura nel mondo islamico. Là e qui. Là e qui. È un fenomeno questo del dove. Innanzitutto, quando parliamo di mondo islamico, e lo sa, quanto me, dobbiamo parlare di stati islamici. Perché lei sa bene, una delle novità recenti, per esempio, con questo accordo fatto dagli Stati Uniti, fatto da Trump, a suo merito. Anche lì fatto con questa cucina e genero, no? È tutta una roba, insomma, lo spirito si manifesta come può, no? Familismo amorale, no? Tutte queste cose. Mi ricordo un po' così Andreotti e i suoi amici, no? A Fra quando ti serve, no? Poi a livello molto, diciamo, evangelisti, no? Alla grande, noi siamo stati maestri, abbiamo inventato noi. Poi loro hanno portato all'esasperazione, poi noi eravamo innocui. Ma no, io penso che anzitutto c'è questo Bin Salman, che lei crede, quello che ha messo in discussione la successione poligamica. Vedete, questi fenomeni, secondo me, io non sono un esperto di Islam, ma leggo sempre, soprattutto in questo periodo di pandemico, la mia moglie ha potuto realizzare il suo sogno di sempre. Lì e io sono stato benissimo, ho trattato meravigliosamente bene, perché lui ho letto disperatamente. E poi ho scoperto, grazie ai miei ex allievi che ancora mi vogliono bene, vengono a trovarmi, che ormai con internet accedi a biblioteche con pochi dollari, 20 dollari, accedi a libri nuovi, moderni, anche senza comprare, perché, sì, alcuni li compri come una coazione sistemi per chi ho che spendo più con Amazon libri che con tutti, però poi anche lì. Dunque, allora mi sono reso conto questo, l'Islam sta cambiando profondamente, cioè si sta avviando precocemente da essere dominato da un capitalismo estrattivo, cioè prima le grandi potenze, America, prima gli inglesi, i francesi, non ho mai saputo fare un cazzo, cioè, i belgi poi assolutamente. Gli inglesi invece, che sono stati fino almeno certo a te, sono stati una benedizione. Io dico sempre ai miei ragazzi, tre cose hanno cambiato bene il mondo: il cristianesimo, l'impero inglese e le multinazionali. Poi certo hanno fatto un po' qualche colpo di Stato, hanno inquinato qualcosa, però il cambiamento positivo che hanno dato ha portato all'elettricità, alla salute. L'impero inglese hanno portato la legge in Africa.
in India, ancora adesso quando lei va in India vede che c'è le corti giuntite, escono, cioè, cosa sono stati gli inglesi in Europa? Lei pensa cosa sono stati i belgi, no? Come diceva Hegel, ci sono dei popoli cespugli, dei popoli che invece sono come querce maestose, e gli anglosassoni sono una querce maestosa. Bene, lì adesso cosa sta capitando? Che gli stati, anzitutto, per cosa si stanno trasformando in potenze capitaliste. Cosa hanno dovuto fare? Questo l'ha fatto solo l'Arabia Saudita, hanno dovuto cominciare a distruggere quell'enorme creazione di rendita finanziaria e improduttiva che era la successione per poligamia. Quando tu c'hai 20 mogli, 10 mogli, chi è il tuo successore? Non può essere il primogenito, e se no crei un casino tra i mogli. Capito? E poi molte mogli, generalmente, infatti, adesso cosa è successo in Arabia Saudita? Che il successo, che, dunque, allora che cosa scegli? Il fratello più giovane. Moriva il re, gli succedeva il fratello. Questo su cosa si puntava? Si puntava che tutte le famiglie almeno, avevano almeno un ceppo agnatico nello stesso momento, tipo uno di almeno 10-15 fratelli, giusto? Sì. E i capitalisti fanno la stessa cosa, quando hanno un'impresa familiare, compulsivamente cercano di fare molti figli, perché su 10 ne nasce 9 scemi, ma ne nascerà uno fuori. Alcune dinastie non sono riuscite, ne hanno avute 12, i costa, ma poi sono figli, in carità. Non voglio dire che siano scemi, ma uno si dedicava alla danza. Insomma, Thomas Mann aveva scritto già nel mondo, no? Cioè, guarda, il mondo è una cosa, la storia è una cosa più divertente del mondo. Cosa è successo? Che questo Bin Salman ha detto no, adesso sono io, che sono il figlio di una moglie che pare avesse delle armi notevoli sul vecchio re, ma che aveva costruito, anche quando era ormai passata al ruolo di concubina, di moglie anziana, un sistema di potere enorme. E ha detto, faccio. Pare che la decapitazione di Khashoggi non sia avvenuta, perché questo era il difensore della democrazia, può negarsi, ma perché apparteneva ad un reticolo che apparteneva a un'altra moglie. Cosa voglio dire? E poi cosa stanno facendo? Stanno facendo investimenti enormi. In che cosa? Imitano gli israeliani, per questo adesso hanno fatto accordi con Israele. Chi gli dà la tecnologia per fare questo? La nazione più intelligente del mondo è Israele, l'unica democrazia in quel mondo di scimmioni, con tutto il rispetto per lì, no? Giusto? Che gli danno per cosa? Per trasformare i deserti in praterie. Si sono messi a, dopo aver comprato terra in tutto il mondo, hanno capito che la terra dovevano. Allora, io cosa sto dicendo? Sto dicendo che stanno uscendo dal fatto di essere dominati economicamente dagli altri, inglesi, cioè adesso, e lì il cambiamento di rotta cos'è stato? Quando gli americani si sono dichiarati dall'Aramco. Perché fino a 10 anni fa il presidente, l'amministratore delegato, il presidente era fornita, insomma, gli davano 8 mogli, poi un po' di soldi. L'amministratore delegato sarebbe stato. Adesso sono riusciti a assurgere al livello, io ho letto l'autobiografia di questo, che poi insomma hanno scritti altri, è il messaggio. Questo qui adesso hanno i manager autoctoni. Non ti rendi conto che il colonialismo non ci può più essere. Anche se era solo finanziario, no? Era solo, ma c'è. È un cambiamento enorme. Quindi hanno bisogno disperato di. E secondo me la loro intelligenza, che deriva dalla teoria della finanza islamica, io ho dedicato molti corsi, io ho un allievo bravissimo che adesso vive in Inghilterra e si è laureato a Durham. Durham è l'università che i servizi segreti inglesi di fatto hanno creato per studiare il Pashtun, l'Islam, tutte queste. Lui ha fatto un libro molto importante uscito in inglese sulla classe media giordana. Giordani, poi studia e sugli Emirati Arabi. Allora, che cosa sta nascendo? Sta nascendo un capitalismo che è da un lato governato dalle grandi famiglie, ma poi, permettetemi il termine,
e sembra una follia, anche popolare, perché loro hanno avuto l'intelligenza, parlano le moschee per questo, il controllo delle moschee, degli imam, che fanno in tutto il mondo dando soldi, non è un controllo, come lei ha capito benissimo, che vedo che lei ha una capacità di studiare le linee dal punto di vista della conseguenza economica, ci sono dei libri molto belli su questi temi, sicuramente lei tra un po' deve scriverne uno, perché conosce la specializzazione economica dei cinesi, adesso conoscerà la specializzazione economica, che stanno divagando, cioè tutte queste moschee, questo mio allievo Daniele Azzoli li ha definite incunabili del neocapitalismo islamico globalizzato. Dice perché lì arrivano i soldi, una parte servono per la famiglia che hai là e una parte per i neocapitalisti qui, e sti ci faranno concorrenza. Io dico meglio che si faccia la concorrenza che ci sia una notte, non lo faranno mai. Perché l'ISIS ha speso miliardi di dollari, ha fatto violenza, che cosa voleva fare? Voleva la rivolta dei musulmani. Questi stanno benissimo che nel capitalismo e nella pseudodemocrazia, come diciamo noi, si sta molto meglio che nella sabbia in mezzo e quindi non si, a parte alcuni fanatici non si ribelleranno. Però succede quello che lei ha detto, ed è un fenomeno di un interesse che io non potrò mai studiare, ma però c'è un gruppo di giovani, io un paio di italiani, perché noi come sempre siamo i più bravi al mondo, i nostri studenti sono i più bravi, c'hanno con due lire studiano tutto, si appassionano, capito? E io penso che lì è un tema che bisogna studiare, bisogna raccogliere delle storie. Bisogna ricominciare a fare etnografia. Dimmi cosa fai, come hai fatto, spiegami dove sei andato, perché è un fatto, ed è questo, secondo me sta nascendo un neocapitalismo islamico che non so se potremmo chiamare, perché poi da quello che capisco da quando li sento parlare, i piccoli genieti che mi onorano ogni tanto di venirmi a trovare, di raccontarmi cosa è, perché quando sei vecchio i tuoi ex allievi sono i tuoi maestri, perché non puoi mica leggere più tutti questi libri, ma... allora io mi metto lì, apporto, qualche volta scrivo. Sembra che ci siano molte differenze, come lei sa bene, tra gli Emirati Arabi e la vita. E il problema lì è il confronto con la Persia, che come sappiamo tutti è un confronto che inizia dai tempi di Maometto, no? Anzi, inizia dai tempi dei greci per noi, e da loro inizia lì. Capito? Allora lì tutto sta, c'è il Bahrain, vuole ormai anche. Come fa? Se non vai d'accordo con l'Iran, dove vai? Quindi è un capitalismo che, come il nostro, credo, no? Che ha delle opzioni geopolitiche diverse. Anche noi c'è una parte del nostro capitalismo, soprattutto nord americano e inglese, che ha scelto l'accordo con la Cina. No? Adesso gli sta andando male, sta facendo male. Domanda, c'è lei? Possibile, sì. Prego, prego. Poi prego. Brevemente, sì. Ma è vero che comunque gli Stati Uniti si stanno allontanando dall'area del Medio Orientale? No, questo lo dicono questi fessi che pensano che lo shale gas e lo shale oil, per qualche mese l'ho anche detto io. Cioè, sapete che adesso c'erano le tecniche di fracking, no? Allora, chiaramente le tecniche di fracking hanno fatto sì che la produzione autoctona statunitense di olio e gas salisse enormemente. Però, come sapete altrettanto bene, chi fa queste tecniche, sono quelle del weekend, sono quelle che appunto Enrico Mattei andò in America, mise questi e rientrò e tornò e fece il famoso giornale Il Gatto Selvaggio. Quindi fanno sono piccole imprese che scavano, tirano su qualcosa e poi se ne vanno. Però innanzitutto non hanno grande stabilità finanziaria, non possono, e poi sono, muoiono se il prezzo del petrolio scende. Vedi, noi viviamo. Dal punto di vista militare, cioè dal punto di vista geopolitico. No. Gli Stati Uniti, allora, il Pentagono, poi non so se lo sa Trump, il Pentagono sa benissimo che la risorsa energetica del mondo è nel grande Medio Oriente. Comincia dalla Libia,
passa per l'Egitto, ce n'è poco, ma passa, noi lo dicevamo, io per tanti anni ho insegnato alla scuola Mattei, e il bacino, adesso abbiamo scoperto il Leviatano, cioè, nel Mediterraneo c'è un sacco di olio, che non è altro che un pezzo dell'olio che comincia dal Golfo Persico e va su. C'è un giacimento immenso. E poi l'altro grande giacimento, come lei sa bene, è in Oceania, ma lì è a 10.000 metri, posti 40 gradi, cioè, e costa tantissimo. Invece io quando ero nel Consiglio dei Regni, fissavamo il prezzo nostro a 12 dollari al barile. Perché? Perché lo fissavamo in quantità fisica. Adesso il prezzo del petrolio non è fissato in quantità fisiche, ma è stato in scommessa finanziaria. Io compro allo scoperto 2 miliardi di barili, capito? Perché poi dopo un certo punto i fessi credevano che non costasse più? Ma perché non, a un certo punto i reservoir erano tutti pieni? Non avevi di che, perché molta gente crede che il petrolio è finito, mentre ne abbiamo bisogno. Se vogliamo l'energia eolica, abbiamo bisogno del petrolio, perché, o se vogliamo questa affrontata della macchina elettrica, è come se, perché la gente non sa neanche l'esempio che l'energia è un vettore, non è una fonte, l'energia elettrica, quella roba lì, perché la gente pensa che metti la spina, ecco, va un po' l'elettricità. No, Cristino, l'elettricità è fatta da qualche parte. Può essere fatta o pedalando o col carbone o col petrolio o col carbone. L'acqua. Con l'acqua, o con l'acqua, no? Può essere fatto anche qua. Però, tutto con l'acqua. Allora io penso che loro hanno lì, anche lì, i democratici naturalmente erano convinti che bisogna andare via dal Golfo Persico, perché ormai era in contraddizione con la loro idea della politica green estrema, no? Perché il fracking è una cosa dalle conseguenze ecologiche mortuose. Io ho visto in Canada il presidente Trudeau che permette che si trivelli degli scisti bituminosi iniettando acqua chimica, ma tu sai cosa viene fuori da lì? Se tocchi una falda, ma muoiono decine di migliaia di persone. Ecco, quindi quella roba lì sono tecniche da usare con molta prudenza, tanto più che nel mondo abbiamo un sacco di energia fossile, è enorme, e gli americani si sono finalmente convinti, e qui anche lì Trump, dato che l'hanno eletto le grandi compagnie, no? Exxon, eccetera, sono, addirittura aveva l'uomo dell'Exxon, no? Giusto, l'ha messo lì, e poi il fesso in un momento, perché è stupido fondamentalmente, no? Cioè, uno come Berlusconi, adesso non offendo nessuno, ma sono quella gente che dovrebbe essere rinchiusi nella loro cella d'avorio, fare gli imprenditori, ma la politica è un'altra roba, credo, insomma. È più dignitoso Berlusconi in fondo, anche perché poi adesso ti fa pena, no? Poverino. Però non so se avete visto la capacità di risorgere, ha avuto il coronavirus. Dice qualcosa che non mi convince, probabilmente è già un robot, io credo che sia un robot. Io penso che fosse biomeccanico. Sì, un robot meccanico che l'hanno fatto bene. Biomeccanico. Mi ricordo? Dino, prego. Sì, professore, io ne approfitto. Si sente? Ti chiedo scusa, io sono. Professore, ne approfitto per chiederle due cose. Innanzitutto io difendo spesso delle comunità guide turistiche che provengono dall'Ucraina e qualcuna anche dalla Russia. Le stesse mi pongono sempre le stesse domande, cioè relativamente al fatto come mai l'Europa non vuole assolutamente integrarsi con la Russia e pertanto risolvere anche tutte quelle situazioni, come possiamo dire, di conflitto tra stati ex sovietici, sì, e quant'altro, dopo la perestroica sostanzialmente. Io francamente non so proprio come rispondere a questo tipo di domande, e ne approfitto con lei, che ha girato tutto il mondo, e credo che è stato pure in Russia, come poc'anzi ci ha riferito, e pertanto se avesse un'idea particolare relativamente a questo aspetto e la soluzione del conflitto che è
penisola Azerbaigian, agli altri in sostanza, nel Caucaso, nel Caucaso, esatto, non nel Caucaso, è in Crimea, che stupido, grazie. La faccio molto, io poi non sono, un esperto, non sono uno specialista. Le dico quello che penso io dall'ambito. L'errore cruciale che abbiamo fatto, come quello che abbiamo fatto dopo il congresso di Versailles 1915. Quando non abbiamo capito che, quando non abbiamo capito che non bisognava umiliare la Germania, ma bisognava dare la possibilità di ricostruirsi, i francesi hanno fatto degli errori immensi, l'hanno consegnata a Madrid. Noi l'abbiamo fatto quando è crollata l'Unione Sovietica. Reagan e Gorbaciov, questo è vero perché c'è in tutte le. In tutte e due le autobiografie sono state scritte da terzi, no? Entrambi raccontano che quando Gorbi decise di cedere le armi, no? Non voleva lo scioglimento della Confederazione, è stato Helsinki che l'ha fatto con un colpo di mano. Io sono stato testimone perché io ho fatto 20 anni di direttore della Fondazione Continentale, in un posto interessantissimo per la zoologia umana, no? Una grande biblioteca meravigliosa di tutto il movimento operaio, nel cuore delle famiglie radicali milanesi, no? Proprio quindi un posto zoologicamente fantastico. Ho fatto 20 anni e ho accumulato una serie di osservazioni. So perché il mondo finisce dopo aver visto quella tempaglia. Ma però ne ho tratto moltissimo. Per esempio eravamo andati i direttori delle grandi fondazioni di storia, di studi storici e sociologici, tra cui spiccavano due grandi, la Maison des Sciences de l'Homme a Parigi, che è quella fondata da Fernando Rodin, la Maison des Sciences, di cui io sono stato direttore d'études, ho insegnato tanti anni, la fondazione Weber, che è quella della socialdemocrazia tedesca, che ha una sede anche qui a Roma, via Margutta, insomma sono persone molto buone. E poi altre fondazioni, l'Istituto Storico dell'AIA, eccetera. Erano in combinazione, avevamo un congresso a Mosca, e lì c'era quel che si è svolto una settimana prima, quando Helsinki salì sul carro armato, e quando hanno fatto il finto colpo di Stato contro Gorbaciov, no? Lui lo sapeva che avrebbero fatto, ma dovevano giustificare un modo per. E io mi ricordo che, come si chiamava il capo del Partito Comunista, che ci ricevette cosa straordinaria al Cremlino, perché dovevano un po' coprirsi, sì, appunto, avere una foglia di fico, aveva ricevuto questi intellettuali. Mi ricordo c'era un bravissimo che veniva dall'Australia, che veniva da Canberra, anche lì per gli studi, e con noi eravamo una quindicina. E questo disse chiaramente: se i disordini non finiscono, noi faremo, si rivolge a Monsieur Aymar, professore Aymar della francese, perché parlava un inglese stentato ma non parlava, un coup d'état. Volevi ideare. Un colpo. I tedeschi, quando noi uscimmo, io dissi, ma è una cosa i tedeschi contentissimi, sì, ci vuole, perché loro non volevano il crollo dell'Unione Sovietica, perché se crollava l'Unione Sovietica, la socialdemocrazia non avrebbe più potuto impedire la unificazione tedesca. Non so, nessuno ricorda queste cose, ma quando i tedeschi votavano con i piedi, i socialdemocratici tedeschi avevano chiesto un referendum sulla unificazione in Germania. All'ONU hanno presentato una domanda perché i tedeschi dell'est votassero se volevano l'unificazione. Ma l'unificazione era di fatti. Ma non sarebbe stato scontato il sì? Pensavano che non tutti avessero votato. Ha votato la classe media, gli intellettuali, ma gli operai. Guardi che sono usciti un sacco di film dopo, che si chiamano
nostalgia, non so se lei ha visto, sì, sì. Bye Bye Lenin, no? Certamente avrebbe vinto, sì, io penso che sia stato molto positivo unificare la Germania, fare la, poi eliminare la Stasi, che lì era una dittatura peggio di quella sovietica. L'unica differenza è che l'altro ammazzavano più rapidamente, invece in Germania è più lentamente. Il modello tedesco, no, di eliminazione molto crudele. No, ma scusi, mi sto perdendo perché sto ricoglionendo. No, io dicevo. No, arrivo. Non abbiamo fatto una nuova Yalta quando è crollata. Se facevamo una nuova Yalta, rispettavamo quello che Gorbaciov e Reagan avevano detto. Nessuna nazione che circonda la Russia sarebbe entrata né nell'Unione Economica, né nell'Unione Europea, né nella NATO. C'era la teoria classica del realismo internazionale degli stati cuscinetto. Ci devono essere degli stati cuscinetto neutrali tra la Russia e la NATO. Gli americani, dato che avevano tutto l'interesse a spostarsi verso la Cina già allora, hanno scelto, unifichiamoci, cioè hanno travolto Kissinger, hanno detto no, facciamo la Cina e facciamo la guerra alla Russia, per quella cosa che avevo detto prima. Chi aveva capito tutto era stato De Gaulle invece, che a suo tempo disse l'Europa, no? Dall'Atlantico all'Ural, l'Europa dall'Atlantico all'Ural. L'Europa, se non si mette con la Russia, non è niente, perché solo l'Unione Europea con la Russia può fare dell'Europa una potenza euroasiatica e quindi dargli un volo nel mondo. Questi imbecilli, tra cui quello che scrive sul Sole, quella roba vergognosa, detto Sergio Fabrini, che naturalmente insegna un'università di serie Z come la Russia, diciamo, paragonato con la Bocconi, pseudo università, dove basta pagare per essere. Scrive ogni giorno: l'Europa deve diventare una potenza globale, non sovranismo nazionale, sovranismo europeo. Non abbiamo una Costituzione, cretino, non abbiamo la Russia, ma la Russia è Europa. L'aristocrazia russa, prima della rivoluzione, parlava francese ed efficiente, il russo lo parlavano solo i contadini, l'Ermitage. C'erano i quadri di Picasso e di Gauguin che non avevano. Cosa dici, cretino? Se c'è una potenza europea, è la Russia, che non a caso aveva la sua capitale, non a Mosca, che è una potenza, a Pietrogrado. Lenin ha vinto perché ha salito il palazzo d'inverno. Quando io vedo degli ignoranti che scrivono gli poi insegnano anche pseudo-università, ma che distruggono centinaia di migliaia di giovani, perché chissà che cazzate dicono. Allora, lì che cosa c'è? Lì c'è che quando tu hai distrutto la Confederazione Russa, quelle nazioni si sono messe in fibrillazione, e la mucillagine peristaltica, applicata non ai partiti, ma applicata alle nazioni. Abbiamo ridefinito i confini sulla base etnica, lo stesso errore che avevamo fatto dopo Versailles. Avevamo fatto un'immensa, c'era prima un'immensa, all'Ungheria avevamo tolto tutto, avevamo fatto un'immensa Romania dove c'erano transilvanici, serbi, c'era di tutto, non può andare avanti. Oppure su base tipicamente etnica. Cioè avevamo fatto delle cose che avevano fatto gli inglesi in Medio Oriente, il Kuwait, come è nato? Churchill nel suo giardino dice, c'è Aden. Beh, non mi piace che l'Arabia Saudita controlli così, soprattutto l'Iraq, che è sempre stato il cuore con la Siria, l'Iraq è stato il posto fondamentale. Creiamo un piccolo stato che controlliamo, come lo chiamiamo? Kuwait. Lì la stessa cosa, quegli stati sono nati così. Quando erano integrati nell'Unione Sovietica, nell'impero zarista, stavano insieme. Qui vale ciò che ha detto Feito in un suo capolavoro sulla distruzione dell'impero sovietico. L'impero austro-ungarico, il titolo è La distruzione, un parfum. Dice, quello che ha fatto crollare l'impero austro-ungarico è stata la volontà di potenza delle potenze. Gli Stati Uniti, che erano bussognani, non capivano un cazzo, non capivano che avere gli imperi era meglio che avere le nazioni.
principio nazionale è sempre stato devastante se applicato all'estremo, se non è un principio patriottico, perché il patriottismo integra, il nazionalismo divide. Quindi l'impero metteva assieme tutte, i russi in fondo, a modo loro, tenevano assieme culture diverse, lingue diverse. Certo, l'hanno sempre fatto con la mano dura, tanto lo zar quanto questo. Ma noi potevamo affrontare la sfida di farli convivere in democrazia. Ma insomma gli Stati Uniti avevano fatto questo. Ma per farlo non si fa la guerra civile. Però sono riusciti a farlo. È costato un mare di morti, perché avevano anche la questione nera. Quindi io penso che lì non è che l'inizio di conflitti, come la Bielorussia. Adesso comincerà la Transilvania. Il Nagorno-Karabakh comincerà, e quindi lì saranno. L'unica cosa, cos'è da fare? Bisogna capire che bisogna ridare peso. L'unica potenza che può rimettere a posto l'Europa è la Russia, perché i russi hanno la potenza militare e l'intelligenza. Io sono molto preoccupato, però, perché l'ho letto su questo sito americano che ho letto, che c'è anche, si chiama Politico, che c'è anche politico.eu. Anche lì, perché c'è il mio allievo che dirige politica contraria, che è Jacopo Barigazzi, che dicono che sono, corrono le voci di una, delle dimissioni di Lavrov, proprio perché si vede che lui avrà un modo di soluzione di questo conflitto, non con la forza ma con la propria compagna. Perché lì abbiamo la cosa che gli armeni sono con i russi, come lei sa, e i turchi sono con Nagorno-Karabakh, sono con l'Azerbaigian. Quindi, perché i turchi hanno sempre massacrato gli armeni, no? Quindi la cosa è molto pericolosa, perché l'Europa non sa cosa dire, non sa cosa fare. Vabbè, ma già l'abbiamo vista all'opera, un accordo Putin-Erdogan, no? Prego. In Libia. Scusa, insomma, poi prego. Quindi troveranno un accordo sicuramente. Speriamo. Sì, però faranno i russi, però. Certo. Scusi. Senta, lei ha parlato giustamente anche di un cambio di paradigma, cosa condivisibile in seguito alle sue giuste argomentazioni e anche un mio convincimento che già era maturato qualche tempo fa. Però in questo cambio di paradigma, ecco la prima domanda, lei che tempi prevede e che costo, specialmente a noi in Europa, ora parlo dell'Italia, in cui ci stanno questi lockdown, queste violenze, questo governo, eccetera, eccetera, eccetera. E poi la seconda, e ha parlato quindi questo cambio di paradigma in seguito a una chiusura del tardo capitalismo, quindi una trasformazione dello stesso capitalismo. E poi se una seconda così un po' di appendice, se può prevedere, si potrebbe prevedere la fine di un capitalismo comunque crematistico, visto che c'è questo nuovo capitalismo che si affaccia con regole diverse rispetto a quelli prima. Guardi, prego. Penso che il capitalismo prettamente crematistico abbia dimostrato tutta la sua infamia e la sua terribile pandemicità. È però immensamente potente. E soprattutto è alleato con la Cina. È alleato con la Cina perché? Perché uno che fa leva finanziaria ha bisogno di una leva demografica. Questo che Clinton, che è un po' il ragazzo che è venuto su dall'Oregon, poi l'hanno un po', diciamo, creato sinteticamente, tipo Macron, perché adesso la cosa interessante del capitalismo climatistico è che segna questi presidenti sintetici, no? Che li mettono lì un po'. Che anche lì non c'è nulla di cospirativo, non è che vengono pensate, vengono su per caso, sono bravi, intelligenti, però poi una volta che sono lì fanno quello che vogliono, perché il soggetto umano è incontrollabile, ma vediamo noi. Io penso però che questo capitalismo crematistico non finirà da solo e avrà una vita lunghissima e ci farà. Castoriadis, che era un vecchio mio amico trotskista francese, io l'ho conosciuto quando lui aveva già 80 anni, io insegnavo a Parigi, aveva scritto un libro con un vicino bellissimo, Socialismo Barbarismo. Io continuo a rimanere, io sono un vecchio socialista, spirito all'Adriano Olivetti, ecco, il socialismo comunitario, umanistico, ecco. Umanistico. No, ecco, non statalista, il programma di Gotha,
diceva Marx, non la sa, una cosa dal basso, il nome democratico. Niente, meno Stato c'è, quando c'è, ma non è che si risolve. Io penso che il futuro in Europa sarà terribile, perché come io ho scritto già alcuni anni fa, il futuro dell'Europa è il Sud America. E noi lo vediamo in Italia. L'Italia ormai è un subcapitalismo governato da un capitalismo estrattivo, da due capitalismi, i francesi e i tedeschi. Che dall'altra parte noi siamo nati da una, fino dal 1849. Al 1870 il Lazio era occupato dalle truppe francesi e a difendere il Papa non c'erano le guardie, c'erano le truppe di Napoleone. Noi siamo nati, abbiamo avuto Roma capitale perché i francesi sono stati hanno perso Sedan, non è che cazzo si chiamano. Siamo l'unica nazione che ha avuto una prima capitale, Torino, che secondo me doveva essere quella, che almeno era più dignitosa. È stata una unificazione per annessione, un po' quello che ha fatto la Prussia, ma come diceva Engels, la Prussia aveva la sciaboletta d'acciaio degli Junker, noi avevamo la sciaboletta dell'Alta di Savoia, a cui io sono sempre fedele. Vabbè, anche quello che ha fatto la Germania Ovest con la Germania. Esatto, è stato quello, li hanno uniti con l'acciaio tedesco, no? Diciamo, li hanno comprati, no? E li hanno sfruttati. Però, quindi io penso che noi, chi il futuro sarà. E naturalmente bisogna conservare l'utopia, perché per cambiare bisogna cambiare il sistema capitalistico, bisogna sostituirlo con un sistema dove convivono diverse forme di produzione, not for profit, cooperative vere, non oligarchiche, cioè forme piccole e medie imprese, grandi corporazioni capitalistiche anche. Ma soprattutto va eliminata la finanza che crea finanza. Noi non dobbiamo più avere qualcosa di denaro che produce denaro. Dobbiamo rimettere in ciclo denaro, merce. Quindi ci saranno tempi lunghi. Ci saranno tempi lunghi. Io però penso che la vecchia tarpa scava. Questa è la nostra speranza. Penso che il futuro non è il fascismo. Penso che il futuro è una nuova prima guerra mondiale. Penso che siamo in un periodo come gli anni 10-12 prima di Sarajevo, non siamo affatto in un periodo prima di Hitler, ma quelli sono pensati. Questo lo fanno per paralizzare le persone. Il pericolo è di una nuova Sarajevo, cioè che per qualcosa scoppi una guerra, per esempio quello che capita nel Mediterraneo è una roba che... Accidenti, lì si sfiorano le navi, o nel Pacifico, ma come è scoppiata la guerra del Tonkin? La guerra del Vietnam non la voleva nessuno. Quando però poi i vietnamiti affondano la nave americana, per sbaglio, perché non oso credere che persone intelligenti come i vietnamiti, che hanno sconfitto i cinesi per 2000 anni, hanno sconfitto i francesi, i francesi li sconfiggono tutti, no? Perché non hanno vinto un cazzo di guerra. Cioè, guarda Vichy, cioè proprio i francesi dopo Napoleone si è finito, è così giusto. Però io quello che dico, perché e poi c'è troppo odio, c'è troppo surriscaldamento, una politica fatta di insulti, non c'è più la diplomazia, anche quel pazzo che manda Twitter, ma si può fare politica qui, anche il Papa manda Twitter. Il Papa manda Twitter. Un tempo il Papa non lo vedeva una volta ogni tanto, adesso tutti i giorni qui che cammina, sta muy bien, come sta, scrivo bien, ma non si fa così, fatti portare sulla cesta giattatoria, guarda che va lontano, non stringermi la mano, sono indegno, quindi ho paura che questo eccessivo si sta abbassando sempre più, per fortuna. Io penso che l'elemento più democratico e più di stabilità è l'esercito americano. Se lei pensa che a West Point si legge il libro di McMahon, che è un libro che anche Trump aveva preso dopo di lui, che è un libro sulla guerra del Vietnam, io me lo sono letto
15 anni fa, 12 anni. Che tu dici, ma com'è possibile che è una critica terribile agli stati maggiori americani. Ma perché? Dice, perché avete obbedito ai politici. Dovevate fare i militari, dovevate dire che Napoli in Cambogia è inutile, non serviva a niente. È stata una roba che ci ha fatto diventare nemici tutti. E l'hanno adottato a West Point, Petraus. L'ha preso e l'ha fatto generale. Capito? E Eisenhower è stato un grande presidente americano, aveva vinto la seconda guerra mondiale. Se capitava al maresciallo Foch, pensa De Gaulle, senza aver vinto un cazzo, si è montato la testa così. Eisenhower poteva diventare negli schemi degli imbecilli, che sono molto diffusi, molto, alti, molto diffusi, uno avrebbe detto, Eisenhower sarà sicuramente un dittatore, è stato un presidente che di una democrazia, di un'apertura, era addirittura favorevole all'apertura ai socialisti, sembra, dalle carte che stanno venendo fuori. Allora ha detto, ma questo Saragat mi sembra un po' finto, no? Andiamo a parlare con questo Nemzio, perché so, no? Cioè, hai capito? Un ex militare, ma voi vi ricordate che era Patton? Patton era uno che si inginocchiava davanti alle rovine di Cartagine e recitava la poesia greca col suo cane. Cioè, allora, e loro ancora adesso sono un elemento di stabilità. Quando Trump gli ha detto andate a fare i poliziotti, un generale fesso è andato lì con la birra, vabbè, ma i fessi sono dappertutto, ma gli hanno detto no presidente, noi difendiamo la nazione, per fare queste cose c'è la polizia. Io quindi, io sono anche se so che fanno tante puttanate, soprattutto in America Latina, hanno fatto errori a non finire, ma credo che se gli Stati Uniti reggono, e non è detto che forse ne usciamo, perché tutto, insomma, Silicon Valley è nata lì. Sì, ma dopo la seconda guerra mondiale non hanno più vinto una guerra, ha cominciato il Vietnam e ha finito con la Siria. E speriamo che non arrivino la guerra, perché sennò siamo morti. È appunto. Ultima domanda, poi andiamo. Ultima domanda, sì, sarò brevissima. Ma no, non ci sarò così, ma non è per me. No, no, no. No, insomma, no, vedo che però no, giustamente, giustamente. Non ci sono fughe. Allora, diciamo che ho seguito con molto interesse tutto il ragionamento del futuro che un po' ritorna al passato, eccetera. Sarò bravissimo. La domanda che così, una curiosità che io vorrei, probabilmente lei è in grado di accendermi qualche lume in più. Domani mattina arriva Pompeo a Roma. Sì. Cosa farà Pompeo? È venuto a salutare il suo omonimo che gli ha aperto le strade della Cina, la via della seta, a salutare Conte che ha voluto tutto questo, che in qualche modo. Oppure che viene a fare? Viene e scappa, chi vede, che farà, che e significa? Anzitutto non vedrà sicuramente il Papa, no, perché tutti in greco vede il Papa, però vuol dire che siamo in mano dei cretini, non solo non sanno la consecutio tempo. Ho sentito mentre ero a Positano quest'anno in vacanza un YouTube di De Luca, no? Di questo agitatore del popolo, no? Dice poi ce l'aveva con un certo onorevole Scalano. Questo Scalano si dice umano, ma dirlo umano è un'offesa alla biologia. È da quanto è nato che fa la guerra alla grammatica e al congiuntivo. Ecco, quelli che scrivono oltre a fare la guerra alla grammatica al congiuntivo, io penso che lui venga per la questione che noi siamo l'unico paese, l'unica nazione europea e dei G7 che ha firmato un memorandum understanding con la Cina. Che abbiamo le basi militari NATO, che siamo stati dopo la decisione giusta, secondo me, che Trump ha detto, beh, togliamo un po' di militari dalla Germania, spostiamoli in Italia, perché se ci sarà un luogo caldo e la NATO può nel suo statuto occuparsene, è militare, anche perché hai un alleato storico della NATO che è la Turchia, che sta comportandosi come un non alleato della Turchia, quindi e poi a Napoli abbiamo la
Quindi che l'Italia non sprofondi in quello che secondo me è alle porte, non nelle rivolte, ma nella criminalità diffusa e nel trionfo di questa gioventù maleodorante, perché il vero problema è la gioventù. Quello che è successo a quel povero ragazzo di due anni. Guardate, io vivo a Milano, è la norma. Io vivo a Milano in via Solferino 3. Tutti questi figli di ricchi, di finanzieri, si girano con i patinoire, con le cose, bevono, ma potrebbero, ma menano piazzarie, salvo Treves, vedono uno che dorme, gli danno, cominciano a dargli dei calci. Se è nero poi lo danno ancora di più. Allora, che non è razzismo, è violenza. È qualcosa di più brutto. Allora, io penso che Pompeo è molto, che loro sono molto preoccupati, perché hanno ragione, vedono che la deflazione tedesca sta ammazzando l'Europa. E come anello più debole sta ammazzando la Grecia. Tu non puoi continuare ad avere salari come quelli greci in un paese criminale. Chiaro, l'industria a livello mondiale ha dell'intelligenza a livello mondiale, e gli americani lo sanno, però viene governata dai dilettanti allo salario. Allora, gli americani, a differenza degli inglesi, invece hanno sempre cercato di creare partiti, no? Uomo qualunque, i radicali, i 5 Stelle, diciamo la cosa dell'M15, no? Hanno anche la stella di Rosa Croce. Beh, e lì, insomma, basta leggere la Yitz e Naudi, i Rosa Croce. È una massoneria che arriva lì, sono loro che hanno. Gli americani non si sono mai azzardati a creare dei partiti. Al massimo organizzano un colpo di Stato e gli va sempre male. La baia di porci, magari di porci a Cuba, no? Però adesso sono molto preoccupati dal degrado e soprattutto vogliono che noi, dato che la Germania, che io non credevo che la Germania facesse questo, ha cominciato a dire Huawei non lo vogliamo neanche noi. Gli inglesi l'hanno detto, Johnson ha detto niente Huawei. Un paese come l'Inghilterra che è in mano ai sauditi e ai cinesi. Se lei va per Londra, si sente odore di frittelle, di melanzane, vede tutti questi sauditi, con tutto rispetto, maleodoranti, senza la barba, con delle bermuda, ultra tricomici, cioè con dei peli così, dappertutto, che vai da Arro e non puoi più creare il tè, no? Perché il tè non si serve più da Arro. Hai capito? Ciò nonostante loro hanno detto no, basta, perché hanno capito che dare informazioni militari alla Cina è pericoloso. E non devo spiegare a dei tecnici come voi o degli avvocati come attraverso ormai le reti passa tutto. Non a me di avere che la CIA o che la Cina guardi i miei dati non importa nulla. Ma se lavori invece in un'azienda sensibile, no? Penso che lui venga per questo. Naturalmente in tutto questo il fatto che i gesuiti abbiano preso un'altra volta, come è capitato nella storia del mondo, il potere in Italia, come è capitato in Portogallo, come è capitato in Austria, come è stato in Francia, hanno il primo ministro, il Papa. E beh, è dato che loro governano dall'alto sempre, non ho mai governato. Il prefetto generale è un venezuelano, che è a Caracas, che non si chiama prefetto, di una donna. Quindi questa cosa io non credo che gli americani abbiano in mente, Pompeo ha fatto un grave errore di fare questo articolo sulla rivista dei cattolici tradizionalisti, dove c'è la figlia col Papa. Io sono cattolico e la penso in un altro modo, però il Papa è Papa, e tu che sei un politico non devi dire al Vaticano attuare una posizione, cioè la politica è come il diritto, la politica è una cosa, la religione, chi usa la religione per fare politica sbaglia, ma non ti devi mettere tu primo ministro degli esteri americano, quindi lui già arriva avendo fatto un passo. Ma se il Papa non avesse sconfinato in politica lo so. Però dato che sei la potenza che domini il mondo, tacci.
però come, come loro sanno molto bene, a lui al Vaticano la potenza che domina il mondo, no, no, ma come, come loro sanno molto bene, gli Stati Uniti hanno riconosciuto il Vaticano solo dopo la Seconda Guerra Mondiale, prima non avevano neanche una rappresentanza diplomatica. Ennio di Norfo ha pubblicato prima di morire 30 anni fa le carte della bandiera mondiale di Mr. Taylor, che era l'addetto a osservare dall'ambasciata americana la politica vaticana. E lui, dopo che Pio XII ha detto, vabbè, riconosciamo questo Stato Vaticano. E fortuna. Loro non riconoscevano che esistesse uno Stato, perché nella concezione che hanno loro della religione, che un'entità religiosa abbia, un, abbia uno Stato, non la mettono. Infatti sono protestanti principalmente. Principalmente sono protestanti. Quindi ho l'impressione che lui ci occuperà di Conte e di questi qua. Dunque, alcune considerazioni, no? Quello che ha detto sotto il suo intervento, cioè, c'è una, un humus, un fondamento, una preparazione che naturalmente non sentiamo né nei telegiornali né nelle trasmissioni televisive. Non ci racconta nessuno quello che ci racconta. Quello che mi preoccupa è che la nostra classe dirigente politica nulla sa di quello che ha detto lei. Oggi noi siamo qui in 50 amici, qualche defensore all'inizio, stanno tutti seduti con molta attenzione a sentire quello che ha detto, perché lui ci ha detto delle cose che non sentiamo da altri. E io mi preoccupa che nessuno della nostra classe dirigente, dovrebbe essere dell'opposizione, se non quella che sta al governo, sa quello. Non ha la preparazione, il fondamento per cui le azioni politiche hanno una, devono avere quali conseguenze possono avere in tutti i processi storici, economici, politici e sociali che c'è. Completa ignoranza. E questo già ci preoccupa da una parte. Dall'altra, lei ha parlato della Chiesa e ha parlato della, del mondo politico e di quello che potrebbero essere le novità successive. Beh, della Chiesa basta pensare, adesso non è che il numero delle persone che sta a Piazza San Pietro è un sintomo, ma veramente il calo delle persone che vanno in chiesa, il lockdown che ha accettato il Papa in quelle condizioni, quando si poteva andare dal tabaccaio ma non si poteva andare a fare la preghiera in chiesa, il tabaccaio era rimasto aperto perché aveva bisogno di sigarette e la chiesa era chiusa, con l'accettazione del Papa. Quando io ho provato questo sono andato in una basilica qui a Roma e ho detto, ma non vi ribellate a tutto questo? Ah, ma no, se ci ribelliamo a questo ci mandano via. Quello che possiamo fare è confessare. Il terrore c'è nella mente. Buoni aiuti non ci sono più. E voglio dire questo per quanto riguarda la Chiesa, quindi il fatto che dà la mano, dice, che la famosa cinese che a Piazza San Pietro si è affreggiata, il simbolo di questa decadenza, diciamo così, no? Scende dalla tiara e poi viene schiaffeggiato per strada. O sei costretto a schiaffeggiare la gente che ti sta intorno, il simbolo di questo qua. E per chi non lo sapesse, Bergoglio arrivò secondo al conclave con cui fu eletto Papa Ratzinger. Non so se questo qualcuno lo sapeva. Arrivò secondo. Quindi sulle dimissioni di Ratzinger, bisogna valutare quello che è successo in quel conclave. No, per dire quale una parte della Chiesa collegata con questi sistemi, con questo, dico con la passione di essere troppo una parola, non avere le prove. No. Non ho le prove. Però era molto forte e condizionava anche quel conclave, arrivò secondo, nessuno lo sapeva, arrivò secondo. E questo per quanto riguarda la Chiesa Cattolica. Con i preti che mi hanno detto, se noi facciamo qualcosa ci cacciano via. Possiamo solo confessare, non siamo costretti a subire. Ma il mondo politico. Alla radio ho sentito qualche giorno fa Beppe Grillo, ospite in un convegno del Partito Democratico. Beh, lui dice che il futuro sarà in mano, dovranno mettere il reddito universale, garantire un reddito universale. E, tutto sarà, e poi dobbiamo valorizzare il telelavoro. Il telelavoro è il futuro. Chi come noi sa e vive l'esperienza dei tribunali sa cosa vuol dire il telelavoro. La gente non lavora. No? Ha portato degrado nelle città,
diciamo, perché sono vuoti di negozi, sono vuoti bar, ristoranti, circoli, vedi? Gente va al lavoro e poi magari la sera va in palestra o in piscina, no? Cioè non toccano gli avvocati, non toccano le carte, però poi la sera magari spesso, no? Si fanno le riunioni, si fanno le cene, eccetera, eccetera. Noi abbiamo un personaggio di questo tipo che ha il 38% della popolazione del Parlamento e, da quanto si vede anche per debito della cosiddetta opposizione, mantiene un forte consenso popolare nell'area di riferimento, che parla del futuro come reddito universale e telelavoro, dove si riempiono poi le parole, ecco, il Discovery Fund, questo famoso 209 miliardi. Questo governo è orgoglioso, questo Stato è orgoglioso di aver promesso di aver ottenuto 209 miliardi da loro. Tanto mica li pagano loro. No, dico, ma una nazione può essere orgogliosa di aver preso un debito di 209 miliardi e fondare così il suo consenso. Eppure siamo su queste condizioni. I prossimi mesi sarà una lotta per dividersi, cioè quando parlano di digitalizzazione, imprese nuove, sono tutte forme di clientelismo che loro andranno a foraggiare in una nuova cassa del Mezzogiorno, tutte queste nuove imprese che adesso creeranno magari per in previsione di questi 200 milioni, e così andrà avanti la storia. Davanti a questo clima, quindi, dove chi pagherà tutto questo? Chi pagherà tutto questo? I nostri figli, i nostri nipoti. No, sotto il profilo fiscale. Chi lo pagherà? La classe media. Beh, aumenteranno le tasse sicuramente, dato che quello a cui abbiamo assistito è una cosa che se fosse inserita in un discorso costituzionale sarebbe un fatto avanti, perché è una forma di mutualizzazione del debito. Certo. No, quindi Gheo Bond che non voleva nessuno, adesso sono costretti a fare. Certo, questi sono veri e propri euro. Però tu vedi che adesso innanzitutto tutti questi soldi prima di passare devono essere approvati dai parlamenti. Quindi io mi vedo il Parlamento olandese che approva che bisogna dare all'Italia 270 miliardi. Poi però continuano a dire menzogne. Ho sentito dire, per esempio, il mio vecchio amico Ignazio Visco, la televisione dice il MES, no, il MES no. Beh certo c'è lo stigma. Cazzo, cosa vuol dire lo stigma? Non ha condizione, ma cos'è lo stigma? Questi linguaggi non... è che il mercato, come mai non lo prende nessuno questo MES? Come mai la Francia ha detto no? La Grecia, Mitsotakis ha detto no. E perché viene stigmatizzato dai mercati finanziari, se siete così con i pezzi al culo per pigliarlo, poi adesso non so se avete visto, abbiamo uno spread a 110. È sceso ancora. Abbiamo rinunciato all'asta dei bot triennali perché abbiamo avanzi di cassa per circa 100 miliardi. Ma è possibile che nessuno scriva? L'abbiamo detto Tremonti e io diverse volte. L'ha detto Mazzoli, che è il più grande apicale, il più grande banchiere. L'intesa. No, l'intesa. Ha detto, guardate, lasciate perdere. Facciamo un prestito nazionale, lo uniamo a... spendiamo la metà di questi 100 miliardi che abbiamo in cassa disponibili. Come mai? È il capitalismo estrattivo. Vogliono essere costretti a essere sottoposti alla procedura di infrazione, così poi dopo ci diranno come dobbiamo fare le riforme, come dobbiamo fare le pensioni, visto che hanno tolto adesso già quota 100. No, hanno detto che quando scadono... Quando scadono, il problema del debito non esiste. Cioè il debito, perché quello che è preoccupante è se il tasso di crescita del debito è inferiore al tasso di crescita del PIL economico. Certo che c'è un debito che fa malissimo, che è il reddito di cittadinanza, tu dai i soldi, se tu fai investimento e crei l'impresa e lavoro. Vabbè, ma i forestali in Sicilia che sono? Sì, bravissimo. Ecco, però la cosa che io dico, che per cui siamo governati da dei maghi che hanno incantato un popolo. Chi ha capito tutto era Ernesto De Martino, no? Quando ha capito la fine del mondo, dice i salentini, le donne tarantolate sono donne. Il popolo è tutto tarantolato ormai. Credi in questi qui, che vanno in televisione e mentono.
non è tempo di ragione, è tempo di stregoneria. È mai possibile che tu, che non si rendano conto che uno che per, mentre la gente moriva per 3 mesi andava in televisione tutti i giorni, dava dei dati falsi con quell'orribile fazzolettino bianco da Monsignor Tavet di De Marchi, io solo per quello bisognerebbe giustiziarlo, eh? Che porta un fazzolettino bianco, non ha diritto, vedi, rosso, giallo, verde, ma quei fazzolettini bianchi con le punte anche, no? Quello, oh, scusi, si ginocchi perché e la gente crede a questo, è aumentata la popolarità. Ma l'ha detto lei prima che il tasso di disalfabetizzazione del popolo italiano ha raggiunto. Sì, io però vedo, dato che io vengo dalle classi popolari, mio padre faceva l'operaio, quindi non è automatico questo. Vuol dire che gli hanno tolto la speranza e la cultura. È vero che mio padre faceva il tipografo, quindi un operaio già specializzato. Andava in bici, ma era sempre in camicia e cravatta, non ho mai visto, sarà per questo che mi metto sempre in cravatta. Però questi sono veramente, tu parli con i giovani operai, ma non sanno niente. E però io sono andato, ho fatto tanta consulenza nella mia vita, diciamo, sono stufato. L'ultima volta che ho fatto è a Lavio, con questa impresa, quando c'era Caio, il ministro del delegato. Sono andato a Rivalta, vado perché volevo fare una piccola inchiesta, vado fuori, vedo delle mie menzogne, parlo con i vecchi, però io sono torinese, parlo in dialetto, che è uno strumento di comunicazione, cioè, se tu parli con dialetto ti dicono cose, se parli di dialetto. Io ho detto, ma come mai tu questa macchina? Professore, ma lei lo sa. Mi sembrava di leggere la sociologia inglese quando parlava dell'uso strumentale del lavoro. Non gliene frega niente del lavoro che fanno, vogliono solo lo stipendio, fanno debiti. Poi però escono e non mettono a posto gli utensili, che per un operaio specializzato, lì gli utensili costano 50.000 euro perché sono CAD-CAM, no? Sono prese per i computer, sono laser. Vanno via e lasciano la parte. Abbiamo fatto di tutto per convincere. Una minoranza c'è che si è convinta, brava, tra cui 2 o 3 senegalesi bravissimi che lavoravano, quindi, ma gli altri non frega niente, tutti tatuati dalla testa ai piedi. Perché? Perché vedi, i giovani non hanno più la colpa, hanno la vergogna. Tutto comincia da quando i genitori sono diventati amici dei figli. Questo è stato il crollo antropologico. Peggio, sindacalisti dei figli, inteso nel senso delle idee. Vergogna. Perché non hanno più senso di colpa. Però come mai tutti un sacco di medici giovani, anche perché io ho insegnato 40 anni, io sono andato in pensione con 52 anni di contributi, a 70 anni, di cui un anno non me l'hanno pagato i contributi, di cui ho fatto 45 di insegnamento, quindi i ragazzi li ho sempre seguiti, lui lo sa, nessuno mi ha mai fatto un'ora di lezione, nessuno mi ha mai ricevuto uno studente, ho fatto sempre tutto io, sono sempre fatto un mazzo così, perché se uno fa, sono un funzionario dello Stato. Ma io mi dico, un tempo i giovani, se non ti portavano la tesi fatta, si vergognavano, avevano un senso di colpa, avevano il senso di anche se non mi fai più caso di si vergognano, allora si tagliano, si feriscono. I tatuaggi cosa sono? Sono una forma di mimetismo. Ma di automunizione. Di automunizione. Il suicidio tra gli adolescenti è diffusissimo ormai. Cioè, parliamo di uno su 5.000, 2 su 10, ma sono numeri altissimi che un adolescente si suicida, perché è crollato il mondo dell'autorità in senso buono, dell'autorevolezza, hai capito? Quindi dove vuoi che andiamo? E credono in Conte, come si può credere nella Bonino? Non puoi credere nella Bonino, che continua a dire l'Europa, ma spiegami perché? Perché? Cioè, come si fa? Cioè, come si fa a fare? È come credere in Trump, no? Tu in Trump potrai dire, dice delle cose, ma non puoi credere in lui.
è uno spettacolo da circo, no? È giusto? Tu puoi dire, beh, fa delle cose che mi trovano più consenziente, perché gli altri hanno fatto proprio delle cose terribili. Obama, che è andato lì, ha fatto dimettere Mubarak, no? Perché credeva in Morsi, no? Ha fatto delle robe perché era favorevole al basso, ma il basso erano tutti islamisti che voglio dire, la prima cosa ha cambiato la Costituzione, le donne non votavano, cazzo, vuol dire che qualcosa era meglio Mubarak, almeno non si poteva votare nessuno, finito. Era molto meglio, no? era tutto chiaro, però invece queste cose, hai capito? E poi ero terrorista, allora invece io vedo questo, vedo un cambiamento, questo è il cambiamento della pandemia, che accelera questo esorcismo di massa. Io mi sono eletto Mars Hermos, i saggi sulla magia, ma è oggi, dove dice i maghi, chi sono i maghi? Dice, i maghi nelle popolazioni segmentate, in Navajo, America Latina, Africa, Torino. Torino, beh io sono nato lì, i maghi sono, è una specializzazione la magia, cioè tu convinci la gente, cioè tu sei povero e hai paura del futuro, pensi che c'è la fine del mondo, ma pur di allontanare la paura, di paralizzarla, di salvare te stesso, credi in qualsiasi cosa, è l'esorcista. Quindi siamo, questa pandemia, il grande cambiamento non sono quelli economici, geopolitici, lì si ritorna al passato. Qui invece andiamo verso un futuro che per capirlo bisogna, anche lì bisogna andare a studiare le società segmentate. Ma questa magia, perché adesso ha i social, no? Quella magia. Ma com'è possibile che, per esempio, l'accesso ai... Un altro fatto fondamentale che mi impiegava una mia grande amica, una grande psicanalista, che ha 84 anni. L'accesso così facile degli adolescenti all'apparato genitale, il pudore assente. Ma questo cos'è? Non è una forza, è una debolezza. Sono assolutamente indifesi. E quindi questo a che cosa porta? Porta al fatto che il sesso non c'è più, no? È svilito. È completamente svilito. Ma questo cos'è? È un impoverimento dell'essere umano. E della donna soprattutto, e dell'uomo soprattutto, e del maschio, proprio nei nostri ruoli di differenza. Io parlavo prima della pandemia con la nuova ambasciatrice canadese in Italia, che è un ucraino, adesso perché la minoranza ucraina in Canada. Ma poi soprattutto ho avuto una lunga conversazione con l'addetto culturale canadese, che è una signora, che mi dice, ma noi siamo un paese libero, professore più avanzati del mondo, per esempio noi non definiamo più il sesso del bambino, non scriviamo più sulla carta d'identità madre o femmina, sarà lui a dire quando sarà grande se vuole rimanere femmina, maschio o se maschio. Queste sono cose di magia, no? È magia nera. Ma il fatto che tu prendi le statue di Cecil Rhodes o di Darwin e le butti giù, butti nel tamigi, o del generale Grant, ma ti rendi conto? È la storia. Certo, se abbiamo creduto a un cretino che insegnava chemici, che fosse un palestinese, come amico Ben Said, che diceva che l'Oriente non è mai esistito, ma è un'invenzione dell'Occidente, ma no, poi cazzo c'è l'Oriente, poi che se abbiamo anche Pierlotipo che parlava dell'Oriente, ma tu ma c'è, capisci? Allora andiamo verso un mondo magico, e Conte è umano, perché tutti i giorni è lì... Un anestesista. Sì, un anestesista, ma perché alla gente gli piace il mago, no? Io sono terrorizzato da questo. Io sono terrorizzato da questo. Sono veramente terrorizzato. Perché se un tempo... Perché tutti hanno paura, no? Quindi, vedi, sono andato ieri da un mio amico che non stava bene.
ci viene anche una mia amica, che è una signora molto bella, affascinante, bella, questa qui dell'upper class milanese, legge la Repubblica, va in bicicletta. Politicamente corretta. Politicamente corretta, ha votato Pisapia, Sala, io dico, ma guarda che Sala era il direttore personale del personale della Pirelli, con Cofferati dall'altra parte, ha licenziato 8-9.000 persone. Non è possibile, non ci credo, è propaganda, no, guarda che. Prima era city manager della Moratti, non so, della Moratti, che era quella che faceva provare le scarpe alle sue cameriere perché non voleva metterle nuove perché si faceva male le scarpe. Non è possibile. Era quella che licenziava le sue cameriere se pigliavano l'ascensore padronale, perché lo inquinavano. E tu voti Sala? Non è possibile, è una bugia, no? Ma poi vota Sala, io non voto più, ho detto, io sono fatto, io sono 20 anni che voto. Né una lira né un soldo. Bisogna togliere l'acqua ai pesci. In America, un grande stato democratico, mio padre mi disse che lui invece votava comunista, pur essendo un cattolico, cioè, mi dice guarda, con Nenni abbiamo svoltato, perché nel 1964, il primo governo di centrosinistra, abolito il fatto che se non votavi te lo scrivevano sulla fedina penale. Sì. Dice, da adesso ognuno è più libero. Come gli Stati Uniti, lui diceva la Russia era una dittatura, spaventosa, il paese più libero è lui che mi ha inculcato questo mito della me. Sì, fanno cose brutte, però lì c'è la democrazia, i nostri migranti che hanno preso, aveva questi beni e mi sono rimasto. Ma mi disse, guarda, adesso finalmente se non voti non te lo scrivo più sulla fedina. Voi ragazzi bisogna di nuovo farci sentire, perché sennò questi io non voto, scusate, non so perché vi dico queste cose, ma perché mi sembra che abbiamo creato un clima un po' più umanoide, no? Un po' più. Sociale, pillole di ottimismo con pillole di sapienza, ma continueremo ancora di sapienza, continueremo ovviamente, questo è soltanto un inizio, tanto adesso ci sarà la cena, chi vuole rimanere? Io sono a dieta stretta ma mi fermo a mangiare, no è vero, sono... Quindi dopo ci rivediamo qua per fare la seconda parte. No. Grazie a tutti.